mi dicono: ma come fai? Tu ogni giorno che passa ti senti più forte. Invece sì, io ogni giorno che passo mi sento ancora più forte del giorno prima, perché voglio andare fino alla fine. Non voglio fermarmi, non accetto né compromessi, né soldi, non me ne frega niente. Mi interessa solo eseguire la causa penale perché voglio vedere i colpevoli puniti. Angelo Franco, il papà di Paolo, e dal 12 giugno 2003 vive solo per avere giustizia. Suo figlio è morto a 26 anni a Taranto con una tuta dell'Ilva addosso. Lavorava a 50 metri da terra su una gru, la macchina si è spezzata. Ora restano solo queste foto, le foto della cappella che gli ha fatto costruire al cimitero con la liquidazione dell'Ilva, perché pure lui si è messo quella tuta per 30 anni. E a novembre è successa una cosa strana. Sono venuti tramite il mio avvocato e gli hanno presentato una forma di risarcimento, perché adesso il tempo sta stringendo, il cappio si sta stringendo al loro collo, e mi hanno mandato per fax una proposta. Allorché io ho preso la proposta e l'ho strappata e gliel'ho sbattuta in faccia. Ci sono voluti 2 anni per chiudere le indagini preliminari. Il limite stabilito per legge è di 6 mesi, eventualmente prorogabili. Davanti al giudice del Tribunale di primo grado, il signor Angelo si è trovato per la prima volta il 5 giugno del 2007. Quante udienze ha fatto tra un rinvio e l'altro neanche se le ricorda più. E ancora non c'è una sentenza. Si è messo a studiare articoli, codici. Solo nei primi mesi ha pensato di mollare. Una sera di agosto ero mezzo addormentato e mi sono sentito preso per la mano. E qualcuno mi ha scatenato la mano e mi ha detto: che fai? Ti abbatti? Non ti conosco più. Svegliati, reagisci, diventa un leone. Ed è quello che ho fatto. E lui era mio figlio. L'Ilva è la più grande acciaieria d'Europa, ha 13.000 dipendenti e il numero più alto in Italia di morti sul lavoro. Dal 1993 al 2007 sono stati almeno 40. Nella storia delle cause intentate contro l'azienda, il signor Angelo è stato il primo a costituirsi parte civile, uno dei pochi. C'è gente che magari subisce questo fatto qua, che magari c'ha un altro parente che lavora lì dentro e si sente in dovere di non costituirti parte civile. Resta la paura che chi ha sbagliato non arrivi mai a pagare. In genere, il datore di lavoro che deve rispondere della morte di un suo lavoratore è accusato di omicidio colposo, un reato che si prescrive in 7 anni e mezzo. Nella migliore delle ipotesi, in 7 anni e mezzo, in tanti, troppi processi per morti sul lavoro, si arriva alla sentenza di primo grado. A tutto concedere, con una botta di ottimismo, si arriva alla sentenza d'appello. Ma la sentenza di Cassazione, cioè quella che mette la parola fine al processo, in 7 anni e mezzo si arriva, come dire, in casi tanto rari che diventano evanescenti e statisticamente insignificanti. La speranza per Angelo Franco ed altri ex dipendenti e familiari delle vittime dell'acciaieria è l'associazione 12 giugno. Ancora ho la fortuna di poter raccontare di stare ancora vivo, ancora di poter combattere per tanta altra povera gente. Non lo so, questa è una malattia che può stare ferma per tanti anni, come può camminare velocemente. Quando cominci a camminare velocemente non c'è niente più da fare. Cosimo Semeraro ha lavorato all'Ilva per 30 anni e si è ammalato. Nello stabilimento è stato a contatto con l'amianto. Dal 99 sa di avere l'asbestosi, ma l'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, gli ha dato una rendita, 216 euro al mese, solo nel 2005. Ha fatto domanda di prepensionamento per malattia nel 96, gli è stata rigettata perché l'istituto non gli ha riconosciuto un numero sufficiente di anni di esposizione all'amianto. Io con i benefici amianto raggiungo 45 anni e 7 settimane e mi hanno fatto lavorare per non rispettare una legge addirittura 5 anni e 7 settimane, oltre i 40 Il signor Cosimo ha dovuto lavorare fino al 2000, poi una sentenza ha stabilito che gli era stato negato un diritto. Lo scorso aprile è stato condannato in primo grado a 10 mesi di carcere l'ex direttore dell'INAIL di Taranto. Avrebbe insabbiato il fascicolo per il suo prepensionamento. La gente prima mi guardava: ma tu sei un malato, tu contro enti dello Stato ti devi mettere, tu non sei una nullità.
non hai voce in capitolo, quelli ti frantumeranno. La mia grande vittoria, che il PM ha chiesto 8 mesi e il giudice ne ha dato 10. Resta il rammarico, spiega, per aver accettato nel processo, intentato per malattia professionale contro l'azienda, una transazione, e il dolore per tutte quelle persone che come lui continuano a farlo. Perché non sanno se riescono a vivere fino a quando finiscono il processo e si accontentano di prendere l'elemosina, almeno sanno che automaticamente almeno hanno avuto quell'elemosina. I processi per malattie professionali sono particolarmente complessi. C'è da provare l'esistenza del cosiddetto nesso causale tra l'ambiente di lavoro e l'insorgere della patologia. Ma soprattutto, alla fine, che il datore di lavoro sapeva che si trattava, che la sua omissione avrebbe comportato un rischio, naturalmente, e che avrebbe potuto prevenirlo adottando i dispositivi di protezione. Tutti i magistrati sono bravi, per carità, però chi non ha l'abitudine ad occuparsi di sicurezza del lavoro non può inventarsi all'ultimo momento un sistema di indagine. Bisogna che ci sia un ufficio che operi su tutto il territorio nazionale, sui casi naturalmente più importanti, più rilevanti, adottando poi una metodica di indagine che sia uguale per tutti i casi. Il procuratore Raffaele Guarignello è il magistrato che si è occupato dei 7 operai morti all'acciaieria Thyssen di Torino. È riuscito a chiudere le indagini preliminari in poco più di 2 mesi e a contestare, prima volta in un processo di questo tipo, l'omicidio doloso volontario, che significa pena più alta, ma soprattutto rischio di prescrizione e quindi rischio di estinzione del reato più basso. Per riuscire a capire perché capitano certi infortuni in certe aziende, bisogna capire quali sono le scelte di politica aziendale, quali sono le scelte di politica economica di questa azienda. Ma non lo si può capire chiedendo all'azienda dammi dei documenti. I documenti bisogna andarli a cercare, quindi può piacere, può non piacere, però bisogna fare le perquisizioni come si fanno del resto per tutti i reati di criminalità organizzata. Non doveva essere là, doveva stare con noi, doveva stare con noi tutta la vita, doveva pensare ai suoi figli. E l'ultima frase che lui mi ha detto a mezzanotte e mezza, mezz'ora prima che succedesse tutto, è stata: c'è da lavorare. Abbiamo 3 figli, c'è da lavorare. Tina è la moglie di Antonio Schiavone, il primo operaio inghiottito dalle fiamme della linea 5 della Thyssen il 6 dicembre del 2007. Vive qui, ad Envie, una 60ina di chilometri da Torino. Antonio li faceva tutti i giorni, in macchina. Un affitto in città non potevano permetterselo. Tutto questo, ora, lei dovrà lasciarlo. Da sola qua non posso neanche andare a lavorare, perché se i bambini non stanno bene, non posso andare a scuola, non ho nessuno che mi guarda. Dove trova la forza di andare avanti? Nei suoi figli. Il maschietto, nato 2 mesi prima che il papà morisse, e le 2 bambine. Le ho trovate un giorno che parlavano tra loro, appunto, e si chiedevano, ma con la mentalità di un bambino di 7 anni e una di 4, a parlarsi, dirsi, ma se mancasse anche la mamma, cosa facciamo? Farò qualsiasi cosa sia necessario per farli vivere serenamente. Mi sono rimasta solo loro e io vivo per loro. Ma c'è la scuola, il nido, ci sono le bollette, l'affitto della nuova casa a Torino. Mi arriva un 50% del suo stipendio dall'INAIL e la sua pensione, che è meno della minima perché comunque lavorava da pochi anni. E cerchiamo di un po' di arrancare, di andare un po' avanti così. Io ho avuto parecchi casi di vedove che avevano perso il proprio marito nei posti di lavoro e si sono rivolte appunto agli istituti bancari o comunque agli usurai, perché non avendo nulla, nessun sostegno economico, non potevano neanche pensare appunto a condurre, a dar da mangiare i propri figli. Come mi sento adesso? Più forte di prima, sì, perché comunque sono sola e ho 2 figli, devo essere forte per loro, però con tanta paura. Tanta paura perché si rimane soli, ti lasciano soli. Anche Paola va avanti solo per Lucia e Mario, 14 e 17 anni.
Antonio, il suo compagno, è morto nel maggio del 2007, stava lavorando sotto casa, qui a San Sisto, in provincia di Perugia, per impermeabilizzare le pareti di un garage. La legge stabilisce che solo la moglie riceve una rendita pari al 50% dello stipendio del marito morto sul lavoro. Ma lei non è la moglie di Antonio. Questo conta, anche se sono stati 18 anni insieme. Io mi ricordo il giorno del 21 maggio, quella sera c'erano tanta gente che faceva parte delle istituzioni. Vicino a me si rivolsero: signora, se c'ha bisogno, io sono questo, sono quello, venga. Quando poi sei andata a bussare, a chiedere, lei non era nessuno. Ci dispiace, non era la vedova. E in realtà, voglio dire, io non ero nessuno a livello legale, ma a livello di fatto sono la mamma dei figli di Brasciliano Antonio. Voglio dire, è morto per guadagnarsi un pezzo di pane. I figli di Paola prendono a testa circa 200 euro di rendita INAIL, il 20% di quanto guadagnava il padre. Un sostegno, per quanto minimo, che gli verrà tolto a 18 anni o al massimo a 26 se continueranno gli studi. Lei invece guadagna poco più di 1.100 euro al mese. Lavora in una fabbrica di frigoriferi, ma il suo è un contratto a tempo determinato. Prima aveva un indeterminato in un albergo, si è dovuta licenziare. Mi sono sentita proprio manca la terra sotto i piedi. Da una parte mi giravo, vedevo due figli nel dolore, nelle risposte che mi cercavano, perché era successo. Da una parte io che mi guardavo dico, ma io il lavoro mi piglia tempo, come faccio a dedicarmi ai figli? Io tutte le notti all'1:55 mi alzo dal letto e apro la porta e guardo se lo posso vedere. Flaviano? Ancora l'aspetta. Gabriella Leoni, suo figlio, l'ha perso 4 anni fa. Si chiamava Flaviano, aveva 28 anni quando è morto, qualche mese dopo suo padre. Era a Civitavecchia, stava riparando la linea d'alta tensione su un palo elettrico delle ferrovie. Nessuno aveva staccato la corrente. La signora Gabriella ha altri due figli. Uno va ancora all'università e deve mantenerlo lei. L'altro lavora come guardia giurata. Io mi arrangio, se mi capita, lavoro sulla macchina a cucire, se mi capitano a accorciare i pantaloni me li accorcio e te le pagano, se mi capita la cerniera lampo vengono e glielo fo. Adesso devo fare coperture di sedie, mi danno 1,50 euro a ciascuna copertura. Come rendita per la morte di Flaviano, l'INAIL le dà poco più di 300 euro al mese, cifra calcolata sulla base di quello che era il suo salario. Ci sono genitori che non percepiscono neanche una rendita. Succede se il figlio non faceva parte del loro stato di famiglia e se il loro reddito supera il tetto previsto. È scritto in una legge del 1965. Chi muore in un incidente stradale ha l'indennizzo, l'assicurazione paga gli eredi anche se non sono, diciamo, nello stato di famiglia o comunque se non paga i genitori. Mentre invece per quanto riguarda l'INAIL non c'è assolutamente previsto nessun indennizzo. Eppure l'istituto assicurativo offre prestazioni sulla base di un premio, una quota versata dalle aziende, quota che in parte viene trattenuta dalle buste paga. Se è complicato ottenere un indennizzo dall'INAIL per coloro che lavorano regolarmente, la situazione è ancora più difficile per chi è in nero. La rendita in questo caso c'è comunque, ma è calcolata sulla base del salario minimo previsto dal contratto. Di rado però il lavoratore la richiede. Secondo l'ANMIL sono almeno 200.000 gli infortuni sul lavoro non denunciati. Le vittime sono quasi sempre stranieri irregolari. Uscire allo scoperto vuol dire essere espulsi. Mi sono trovato da un giorno all'altro disabile. Mi sono trovato che fin dal ciclo di tutte le operazioni, nella quale comunque ero ancora chiuso in una specie di uovo, una specie di protezione tra ospedali, casa, mi sono trovato a dover tornare nella vita quotidiana tutti i giorni. Non avevo più neanche lo zigomo, e la cicatrice in faccia è evidente, e i segni me li vedevo allo specchio e dunque di conseguenza ritornare alla vita tutti i giorni è stato difficilissimo perché io non volevo nemmeno uscire di casa. Francesco ha 30 anni, stava pulendo una specie di grosso montacarichi quando il piano elevatore della macchina lo ha schiacciato. È finito in coma, ha subito più di 15 interventi. L'INAIL gli ha certificato un'invalidità permanente del 50%. Lui fa parte di quell'85% di disabili da infortunio a cui è riconosciuta una rendita. La sua è di 1.000 euro al mese.
parlando magari anche con gli amici, con persone, cioè chi addirittura mi dà del fortunato, mi dicono: vabbè, ma tu hai 30 anni, 1000 euro al mese, chi te lo fa fa più di fare qualcosa ancora? Dice: no, non può, 30 anni non è possibile, io darei tutto indietro per tornare a quello del 2003. Darei tutto indietro, non si vendono queste cose. Da 8 anni le prestazioni per chi ha un'invalidità grave e permanente come quella di Francesco sono migliorate, per tutti gli altri sono diminuite e in alcuni casi la rendita si è trasformata in una liquidazione una tantum. Un grado di invalidità del 5%, che vuol dire placche pleuriche, o la perdita dell'anulare della mano sinistra, se uno non è mancino o non è pianista, non dà diritto a nulla. Dal 6 al 15% c'è un'indennità, una tantum, solo oltre il 16% si ha diritto alla rendita. Però per stare sopra il 16% vuol dire ad esempio aver perso il pollice della mano destra. Nel 2000 è stato parzialmente riformato il testo unico del 65. Per la prima volta è stato riconosciuto il cosiddetto danno biologico, il danno alla salute, indipendente da quello legato alla perdita di capacità lavorativa, che si calcola anche in base alla retribuzione. Il punto è che sono state pure riviste le tabelle che assegnano ad una certa menomazione un certo punteggio di invalidità, tabelle con le quali si determina sia l'indennizzo per il danno biologico, sia la rendita per la perdita della capacità lavorativa. Il legislatore del 2000 si è reso conto di questa grande portata innovativa della legge 38, tant'è vero che ha detto, ha vincolato il Parlamento, il potere legislativo, poi a fare una verifica dopo un 3-4 anni di prima applicazione, perché è la verifica sul campo che mette in evidenza dove intervenire. Questo è mancato. Perché? Perché sempre i vincoli di finanziaria impediscono di fare delle modifiche che comportano un aumento di spesa. Il valore dell'indennizzo per il danno biologico è stato rivalutato e adeguato al costo della vita con 50 milioni di euro previsti dalla finanziaria di quest'anno, ma si tratta di un provvedimento una tantum. Francesco non riesce a trovare lavoro. Il suo grado di invalidità gli dà diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento dei disabili. Una legge, la 68 del 99, stabilisce che le aziende ne devono assumere una certa quota in proporzione al numero dei dipendenti. Quando mi assegnarono il punteggio di invalidità, un'assistenza sociale non mi chiese se conoscevo politici o gente potente che poteva insomma aiutarmi. Secondo dati ANMIL sono circa 10.000 gli invalidi da lavoro iscritti al collocamento disabili. Ad oggi solo il 5% ha trovato una nuova occupazione. Quando sentono che sono invalido mi dicono: guarda, l'invalido di all'ufficio collocamento l'abbiamo trovato la settimana scorsa. Sempre così? La vita di Vincenzo Vitale è cambiata nel 1993. Lo ha investito un'esplosione mentre faceva manutenzione in una cabina elettrica. Dopo l'incidente ha provato a lavorare di nuovo per la sua vecchia ditta. Come appoggiavo il piede per terra mi si gonfiava, mi diventava come un pallone. Non era il caso di poter lavorare. Le braccia che ti facevano male, tutto bruciato. E questo braccio qua ci ho avuto due volte due innesti di pelle. Qua il muscolo non c'era più, tutto bruciato. Il signor Vincenzo si è messo in malattia per troppi giorni secondo la sua azienda. È stato licenziato. L'INAIL gli ha riconosciuto prima 8 punti di invalidità, poi 34. Ora prende 345 euro al mese, 345 euro con cui deve far vivere sua moglie e 4 figli. Così si arrangia con qualche lavoretto in nero. Una dottoressa a Roma mi disse di fare ricorso perché loro mi avrebbero dato qualche punto di invalidità in più, però io gli ho detto: se voi capite, sapete che i 34 punti che mi avete dato sono pochi, me ne date qualcuno in più, perché devo andare a un avvocato, non siete voi stessi direttamente a darmeli. Mi ha detto: purtroppo qua l'INAIL funziona in questo sistema. Non credo che sia esattamente così. Allora, è chiaro, i nostri medici valutano il danno che residua dopo un infortunio sul lavoro e quindi
questo danno viene notificato alla persona e quindi si instaura un confronto, perché rispetto alla valutazione che fa l'istituto, il lavoratore, l'infortunato, ha diritto di non prenderlo, di non condividerlo, questo è pacifico. Secondo l'ANMIL, almeno un quarto delle rendite si costituisce in seguito a un ricorso dell'infortunato. L'INAIL, ogni anno, raccoglie premi assicurativi per oltre 8 miliardi di euro da circa 3 milioni e mezzo di aziende e accumula un avanzo di quasi 2 miliardi di euro. Noi continuiamo a sostenere che l'istituto non dovrebbe chiudere il proprio esercizio con un avanzo. Evidentemente, se chiude con un avanzo è perché o ha incassato troppo o ha speso poco, o ha speso meno rispetto a quello che sono state le previsioni. Per l'istituto assicuratore questo avanzo è fisiologico fin quando non si mette mano alla legge esistente. I premi pagati alle aziende, infatti, restano alti visto che dipendono dall'andamento degli infortuni, mentre le prestazioni offerte dal 2000 non sono state rivalutate. Di qui un risparmio di circa 13 miliardi di euro. L'INAIL dice di avere le mani legate. L'indebitamento dello Stato porta in attivo quei 13 miliardi dell'INAIL. Se andiamo a sbloccare quei 13 miliardi è chiaro che si aggrava l'indebitamento. C'è sempre stato un confronto molto serrato fra chi, Ministero dell'Economia, guarda i conti, guarda il debito, guarda al risanamento, e chi, come un ministro del lavoro o altri ministri sociali, guarda ovviamente alla tutela, al benessere dei lavoratori. Eppure di recente qualcosa si è mosso, ma secondo l'ANMIL non nella direzione giusta. Il finanziamento alla cittadella della Polizia di Napoli, per esempio, che potrebbe sicuramente, di pari, siano 300 milioni di finanziamento, potrebbero essere utilizzati per altre priorità sicuramente molto più importanti. Le morti bianche, ne parlano uno o due giorni, ma poi si chiedono le famiglie come fanno, come stanno i figli di quelle persone. Io quello mi chiedo. Questa è Sky TG24. Oggi le notizie si muovono.